Io direi che possiamo iniziare. Vedo che siamo stati un po' incauti nel programmare per questa sera l'appuntamento. Evidentemente c'è qualche effetto ponte che vi devo dire autocriticamente non abbiamo calcolato, non ho calcolato a sufficienza. Non sempre si riesce a essere così precisi e puntuali in tutte le previsioni mentre si organizzano programmi con grande anticipo. Niente, veniamo all'incontro di questa sera, nel nostro percorso fra le grandi città europee. Siamo passati da Vienna, Berlino, Parigi, Londra, Cambridge, Londra. Londra l'abbiamo sfiorata in modo un po' contrapposto e polemico rispetto a Cambridge e non potevamo saltare Milano, ovviamente. Che Milano è stato un centro di grande rilevanza e noi lo affronteremo in due passaggi, in questo appuntamento e nel prossimo. In questo appuntamento ne parleremo di Banfi e della scuola di Banfi e nel prossimo affronteremo la Milano cattolica, Bontadini e la neoscolastica, due nodi decisivi quanto riguarda lo sviluppo della discussione filosofica in Italia. Ovviamente è superfluo dirvi che la discussione su Banfi è per noi passaggio cruciale. Tante volte siamo ritornati su Banfi in questa sede, anche perché Banfi, come tutti sapete, è la radice della Casa della Cultura. Suo è il progetto iniziale, la scuola di Banfi è parte, come dire, decisiva dell'impianto culturale intorno a cui si è sviluppata tutta l'attività per tanti decenni della Casa della Cultura, quindi per noi toccare e ritornare su Banfi è una cosa decisiva. Vi devo dire anche che nelle ultime occasioni, forse alcuni di voi sicuramente l'hanno seguito, in cui abbiamo cercato di rifare il punto sulla nostra vicenda storica per cercare di posizionarci anche rispetto al futuro, noi abbiamo insistentemente richiamato le radici della scuola banfiana, perché lì pensiamo di trovarci qualcosa che ci aiuta per orientarci anche nelle vicende tempestose del presente. Abbiamo volutamente richiamato, insistito, come dire, la riproposizione di alcuni passaggi decisivi del pensiero di Banfi come qualcosa che poteva aiutarci anche per l'oggi. Non intendo aggiungere altro se non una cosa, questa la devo aggiungere. Noi avevamo previsto Fabio Minazzi e Fulvio Papi. Ovviamente, come dire, avevamo aggiunto Fulvio Papi, pur sapendo che era fortemente probabile che non sarebbe stato presente, difatti Fulvio non è presente, io l'avevo già anticipato, ha difficoltà di movimento e tutto, però, come dire, vi posso garantire, ha discusso assolutamente con Fabio, non poteva non essere così, e anzi vi posso aggiungere, come dire, con lui stiamo già discutendo il programma dell'anno prossimo addirittura, quindi con lui lavoriamo, come dire, intensamente e strettamente, insomma. Detto questo, la parola a Fabio per cominciare a entrare nel merito del nostro incontro di oggi. Grazie. Ecco, io proprio a nome di Fulvio vi porto un saluto. E il professor Papi mi ha anche incaricato di dire che il professor Papi mi ha anche incaricato di dirvi che è nella situazione dello Spirito Santo, nel senso che c'è senza esserci e non c'è essendoci. Sotto un certo aspetto questo è vero perché ho sentito ovviamente il professor Papi, ma non abbiamo parlato nello specifico di questo incontro per un motivo molto semplice, che io ho iniziato a confrontarmi per lettera col professor Papi nella seconda metà degli anni 70 e l'ho conosciuto di persona dopo. E questo carteggio, come allora usava, è un carteggio molto ricco perché io gli mandavo quegli scritterelli che venivo realizzando, lui mi rispondeva, li commentava e da lì è nata, più che un'amicizia, che c'è anche una profonda amicizia, uno scambio intellettuale. Ecco, io l'ho sempre considerato come vero l'ultima voce della scuola banfiana. Lui è stato l'ultimo assistente di Antonio Banfi e poi è stato assistente di Dal Pra, che è stato il mio maestro, insieme a Ludovico Gemot. Così avete le coordinate dove inserire anche il percorso. È giusto quel che ha detto Ferruccio, cioè non solo per la Casa della Cultura, ma per tutti noi. Tornare a Banfi vuol dire tornare a un pensiero
che ci dà degli strumenti intellettuali, categoriali, per pensare, non solo per pensare quanto è successo, ma per pensare anche il presente. Quando Banfi fu chiamato da Genova, e fu chiamato in un momento molto particolare della storia italiana, un momento che le università pubbliche italiane hanno spesso dimenticato, cioè nel 1931, voi sapete nel 1931 fu chiesto il giuramento di fedeltà ai 1225 professori allora in servizio, e solo l'1% di questi docenti rifiutarono di giurare fedeltà al regime. Tra questi un solo filosofo, il maestro di Banfi, Martinetti, che insegnava filosofia teoretica qui a Milano. E Banfi viene chiamato su indicazioni di Martinetti a sostituire appunto Martinetti. Nelle more della, proprio della chiamata, come si chiama in termine tecnico, cioè nei documenti per cui il Consiglio di Facoltà decise di chiamare questo giovane su indicazione di Martinetti, uno dei docenti che si schierò a favore della chiamata scrisse, non so se avendo una premonizione o avendo conosciuto Banfi, ma scrisse questa osservazione: sono d'accordo nel chiamare questo giovane studioso anche perché ha la stoffa per creare una scuola. Ma questo è scritto prima che Banfi arriva, ed è quello che si è realizzato. La scuola di Banfi, la scuola di Milano, quando si forma? Si forma negli anni 30 e si forma per due motivi. Una è una fortuna sfacciata di Banfi, nel senso, qui parlo come docente, quando voi avete un allievo bravo, lui è bravo di per sé. Voi potete mettergli a posto le virgole, le citazioni, dargli qualche indicazione bibliografica, aprirgli qualche spirale, ma se lui è bravo di per sé. E da questo punto di vista Banfi ha avuto una fortuna sfacciata, perché in una manciata d'anni riesce ad avere tra i suoi allievi alcune delle migliori intelligenze che fioriranno nel dopoguerra, che si formano però negli anni 30 con lui. L'altro elemento invece è un merito di Banfi, è un maestro, e chi ha fatto quell'osservazione ha colto questa natura magistrale di Banfi. Maestro in che senso? E questo è già un senso importante che caratterizza la scuola di Milano, che Banfi ha la virtù di aiutare i suoi allievi a inseguire il proprio demone. Non ha un demone da trasmettergli, ma aiuta questi giovani a inseguire il loro proprio demone. E infatti questa è già una caratteristica della scuola di Milano. Se voi li considerate, vedete che seguono piste molto diverse. Allora, per dar conto di questa ricchezza straordinaria e anche della sua problematicità, occorre porsi una domanda. Ma filosoficamente parlando, Banfi chi è? Allora, per rispondere a questa domanda c'è un testo fondamentale, il suo testo principale, che è un testo uscito nel 1926 nella collana Isis diretta da Martinetti e per invito di Martinetti, Principi di una teoria della ragione. Questo è il testo fondamentale. Tenete conto che quanto stiamo per dire non è sempre nel vissuto delle varie generazioni di allievi di Banfi. Perché? Perché chiedevo a Fulvio Papi, ma tu coi principi quando sei entrato in contatto? Lui è stato assistente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e mi diceva che non si trovava questo testo di Banfi e che se lui cercava di parlarne a Banfi, Banfi rimuoveva, come se non avesse piacere di parlare dell'opera del 26. Perché? Perché c'è stato in mezzo il periodo degli anni 30 e Banfi stesso ha attraversato fasi e forme diverse della sua elaborazione teorica. Quindi dobbiamo tenere presenti questi elementi. Ma noi, essendo in chiave di rivisitazione, possiamo e dobbiamo partire dall'opera del 26. L'opera del 26 è un gioiello, è un diamante che nasce in un contesto quando Banfi è professore di liceo ad Alessandria. Ha alle spalle il periodo di specializzazione della ricerca filosofica che ha fatto su indicazioni Martinetti in Germania,
noi a Varese conserviamo l'archivio segreto di Banfi, e c'è qui con noi la dottoressa Elisabetta Scolozzi, che sta proprio lavorando, ha vinto un assegno per riordinare queste più di 5.000 lettere. Questo archivio segreto sostanzialmente copre gli anni dal 1909 fino alla morte di Banfi, ed è una miniera, fu ordinato dalla moglie di Banfi e per vari motivi tenuto appunto riservato, finché quando abbiamo costituito questo centro a Varese che raccoglie gli archivi della scuola di Milano, il nipote ha deciso di donare a noi queste carte, e quando sono andate a prenderle, le scritte che c'erano fuori su queste casse, non aprire, attenzione con punto esclamativo, mi hanno ancora un po' intimorito, sia pur con 3 generazioni di distanza. Il carteggio in effetti è molto, molto ricco, perché ci permette, lo dirò con le parole di Fulvio Papi, quando lui ha ispezionato questo carteggio segreto, Papi, che ha scritto una delle monografie più belle sullo sviluppo e pensiero di Banfi, ha detto quanto segue. Alla luce di questo carteggio che va dal 1909 alla morte, bisogna riscrivere tutta la biografia intellettuale di Banfi. Perché? Perché questo carteggio ci permette di seguire alla moviola, giorno per giorno, quello che Banfi ha fatto, ha pensato, ciò che gli maturava nel cuore. E così, adesso mi riferisco solo alle lettere del primo periodo a Berlino, oltre a scrivere delle lettere molto belle anche dal punto di vista proprio della scrittura, della descrizione di cos'era la Berlino che lui conosceva e che viveva, ci sono però degli scenari straordinari quando lui dice: sto leggendo Simmel, la filosofia del denaro, la sociologia, e mi si aprono nuovi orizzonti. Ho conosciuto Husserl e sono iniziato a frequentare. Ecco, sono lettere, vedete, già solo questi due riferimenti fondamentali, perché oltre che emozionanti. Poi questo carteggio ha anche una parte rilevante che riguarda il secondo dopoguerra, quindi il Banfi senatore, il PC, ed è molto interessante anche per i rapporti col partito e per quello che ha fatto. Ma adesso noi ci concentriamo sulla parte filosofica. Allora ci dobbiamo porre una domanda. Il Banfi filosofo, il Banfi teoretico, che pensatore è? Non è banale questa domanda. Perché quando io nella seconda metà degli anni 70 ho iniziato a studiare la scuola di Milano e ho avviato una tesi su pensiero di uno dei migliori allievi di Banfi, Preti, e usavo questo termine, pensiero teoretico, il mio relatore qui a Milano me lo cassava, cioè diceva, era Giorello per la cronaca, che mi sono laureato in filosofia e scienze, diceva: teoretico, cosa vuol dire teoretico? Cos'è teoretico? Conosco teoria, ma non teoretico. Io ero troppo giovane allora. Oggi gli avrei risposto: ed è giusto che tu pensi così, perché ignori cosa sia il teoretico. Infatti il teoretico cos'è? Banfi ce lo spiega benissimo. Perché mi diceva esiste la teoria e non il teoretico? Perché lui si rifaceva, dico di Giorello, alla tradizione popperiana, al falsificazionismo. Quindi lì non c'è teoreticità, c'è teoria, che è un'altra cosa. Cosa intende Banfi? Ecco, per entrare nella teoresi banfiana bisogna tenere presente che il suo libro nasce da un'intensa riflessione con due tradizioni di pensiero eminenti: da un lato la tradizione kantiana e dall'altro lato la tradizione hegeliana. La tradizione kantiana veniva dall'imprinting anche martinettiano. Questo ha caratterizzato tutta la scuola di Milano. Il Banfi, il Preti, il Cantoni, il Paci e a tanti altri autori si sente che hanno letto Kant in un certo modo, e questa lettura di Kant gli derivava da Banfi. E quindi la prima domanda è: a che Kant ha guardato Banfi? Il Kant cui lui ha guardato è il cosiddetto Kant della scuola di Marburgo, cioè un Kant metodologico, un Kant che fa un'operazione radicale nella storia del pensiero occidentale, perché è il Kant che nega alla filosofia un suo oggetto privilegiato e con la rivoluzione copernicana
dichiara che la filosofia si deve porre in un atteggiamento diverso rispetto ai saperi, in un atteggiamento di meta-riflessione. La filosofia non ha più un suo oggetto, e la filosofia, non avendo un suo oggetto, si mette in una posizione di umiltà rispetto alle altre discipline. Se volete, linguisticamente, questa svolta della rivoluzione copernicana kantiana è espressa molto bene da un'espressione del linguaggio. Si farà, secondo questa impostazione, filosofia della scienza, filosofia della religione, filosofia della morale, filosofia dell'arte, filosofia della musica. Quel della sta a indicare che l'attitudine della filosofia diventa un'attitudine meta-riflessiva. E questo ha anche un presupposto. Se io voglio parlare di musica, di arte, di qualunque oggetto, in primo luogo ho un dovere, e la filosofia ha un dovere, di umiltà. Vado a studiare ciò di cui voglio parlare. Giriamo l'osservazione, non si parla di ciò che non si conosce. Che voi dite, ma è banale? Sarà banale, ma gran parte della filosofia italiana del Novecento presenta queste figure inquietanti di persone che parlano di qualcosa che non conoscono. Se volete i nomi possiamo farli, ma molti filosofi hanno scritto opere sulla scienza senza conoscere la scienza. Quindi il primo atteggiamento è quello metodologico. La filosofia viene intesa come una meta-riflessione. Qual è l'anima del kantismo? Sicuramente il criticismo, ma l'anima del criticismo è la nozione di trascendentale, perché a livello tecnico Kant esprime questa attitudine meta-riflessiva della filosofia nel concetto di trascendentale. Il trascendentale come viene letto da Banfi in sintonia con la scuola di Merburgo? Viene letto come lo studio, l'individuazione delle strutture formali dei discorsi, lo studio della formalità dei discorsi. Trascendentale cos'è tecnicamente? È ciò che è, queste sono parole di Kant, è ciò che è costitutivo a priori di ogni esperienza possibile, ciò che è costitutivo a priori di ogni esperienza possibile. Quindi Kant ci lancia una sfida. Possiamo noi avere un'esperienza vissuta che non si colloca, ad esempio, nello spazio e nel tempo? No, non possiamo citare un'esperienza che sia fuori queste due coordinate. E quindi queste due coordinate a livello di intuizione sensibile, quindi il primo livello per Kant, sono inserite in strutture formali vuote, spazio e tempo, che sono le condizioni a priori per avere un'intuizione sensibile. Poi la costruzione kantiana si complica, perché dall'intuizione sensibile arriviamo al piano dell'intelletto, il Verstand, laddove si costruisce la conoscenza, il giudizio si colloca esattamente sul piano dell'intelletto, e poi Kant ha una concezione plastica della ragione, perché no, la ragione non ha solo la componente dell'intelletto, il Verstand, ma anche quella del Vernunft, cioè di una ragione, sono sempre parole di Kant, che aspira alla totalità delle condizioni per il singolo condizionato, cioè l'apertura della ragione all'incondizionato. E Kant ha questa visione plastica del rapporto che sussiste tra intelletto e ragione dentro l'attività razionale. Ora, la lettura che Banfi fa del trascendentale kantiano è la lettura in sintonia con gli autori della scuola in Marburgo, Natorp e Cassir, vale a dire: la filosofia deve trasformarsi in un'attitudine metodologica, e quindi studia le strutture delle discipline. Questo Kant però viene messo in tensione con la lezione hegeliana, e Hegel cosa insegna a Banfi? Insegna che queste strutture formali e razionalità devono essere colte nella loro processualità, nel loro divenire storico. E quindi possiamo dire, e penso che lo diciamo con correttezza, i primi principi di una teoria della ragione, l'opera capitale di Banfi, il 26, sono un tentativo di fare una sintesi rivisitata e critica di kantismo e hegelismo. Queste sono le due polarità che lui intreccia in quest'opera. E questo viene espresso, farò pochissime citazioni all'opera, da una dichiarazione che
mette subito avanti Banfi per far capire al lettore qual è l'orizzonte della sua riflessione. La nostra ricerca è e rimane trascendentale, nel senso che abbiamo chiarito, e l'attualità del conoscere, i modi del suo determinarsi concreto nei piani d'esperienza, cioè le diverse discipline così come si configurano nella costruzione di questi saperi, diventa per noi un problema che presuppone bensì l'analisi trascendentale dell'idea del conoscere, ma non può risolversi in essa, giacché per una soluzione richiede piuttosto che sia già conosciuta la natura della teoreticità, il rapporto tra essa e la realtà, e in modo specifico la realtà spirituale a cui i fatti e i rapporti conoscitivi appartengono. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Che l'analisi trascendentale dell'idea del conoscere. Ecco, qui idea è proprio l'idea kantiana. Cos'è l'idea? È un principio regolativo. Quell'aspirazione a totalità delle condizioni che caratterizza l'idea, Vernunft per Kant, è qualcosa che voi capite è di per sé irraggiungibile e quindi è aperto, ontologicamente aperto. Perché? Perché l'idea è un principio regolativo, non qualcosa che posso realizzare. Ed è esattamente sul piano dell'idea che Banfi inserisce questo dinamismo della razionalità. Allora questa sintesi ardita che lui fa tra kantismo e hegelismo è giocata proprio sulla costruzione di quella che lui chiama una sistematica aperta del sapere. Questo elemento verrà connotato negli anni 30 e poi ancora di più negli anni 40 e poi ancora fino all'uomo copernicano come il problematicismo. Cos'è il problematicismo? È in primo luogo un'attitudine mentale. Abbiamo molti cammini per capire cos'è il problematicismo di Banfi. Una via privilegiata è data dal modo in cui una sua allieva, che è stata una grande poetessa nonché una grande fotografa, Antonia Pozzi, si è relazionata con questo insegnamento. Della Pozzi è rimasto un diario che è stato un po' massacrato e censurato dal padre, adesso non in... però si è salvata una pagina preziosa, perché a un certo punto la Pozzi dice: Paci, anche lui seguace di Dostoevskij. Era un autore molto letto e amato soprattutto dagli allievi di Banfi. Banfi preferiva Thomas Mann, in particolare Buddenbrook, però invece questi giovani che sono presi da questa filosofia si sentono in sintonia con la riflessione di questo grandissimo romanziere russo, perché mette in evidenza l'angoscia della vita. E cosa dice la Pozzi? Dice: ma questo problematicismo che ci insegna Banfi, da un lato è qualcosa che ci pare giusto. Perché? Perché l'invito di Banfi è in primo luogo comprendere le ragioni che spiegano ciò che esiste. Quindi è un'attitudine di comprensione critica dell'esistente. E questo ha una radice spinoziana, no? Non ridere, non lugere, sed intelligere. In primo luogo abbiamo un dovere, capire quello che abbiamo di fronte. Diceva prima Ferruccio, Banfi ci aiuta nell'oggi. Sì, perché ci dice questo. Rispetto a quello che è presente oggi, noi abbiamo un dovere, capire come mai si è configurato, comprenderlo, non darne un giudizio a priori, capirlo. E voi mettete in relazione, perché hanno avuto molto successo le lezioni di estetica di Banfi? Per questo motivo. Rispetto all'estetica neodialista, quella di Croce, che giudicava e mandava su tutto a prioristicamente, i giovani qui sentivano un atteggiamento diverso di comprensione del fare artistico. In primo luogo andiamo a capire perché si fa una certa cosa, andiamo a capire le sue ragioni interne, quindi un atteggiamento di comprensione. E questo è l'aspetto che anche la Pozzi coglie e dice: è un elemento che sentiamo nostro. Ma d'altra parte, aggiunge la Pozzi, ci spaventa questa attitudine di apertura, perché comprendere tutto, anche l'assassinio, anche il tradimento, giustificare tutto. Ecco, allora sembra a questi giovani che questo problematicismo critico, che ha questa apertura straordinaria rispetto alla complessità della vita, abbia però un limite, che è quello di non darci delle indicazioni, dei limiti entro i quali muoversi.
possiamo comprendere anche le ragioni dell'assassino, e questo suscita ovviamente un problema. In questo, qual è l'atteggiamento di Banfi, l'atteggiamento proprio di insegnamento? È un atteggiamento che è ricordato da tutti gli allievi attraverso un'attitudine nel suo corpo che era ripetuta. Banfi era un professore che accoglieva i suoi allievi a lezione, per strada, nelle conferenze pubbliche, con un sorriso. Questo sorriso è ricordato da tutti. Addirittura Preti dirà in un articolo importante pubblicato sulla Voce Pavese un mese e mezzo dopo la fine della guerra partigiana, disse: Banfi col suo sorriso ci fece entrare tutti nelle brigate partigiane, senza dirci dovete fare la resistenza, ma ci guidò con questo, quindi un sorriso emblematico. Però noi sappiamo che il sorriso ha dentro una duplice componente. Se io sono a Bangkok e ho un problema con l'aereo e vado allo sportello e trovo un impiegato che mi accoglie con il sorriso, sono tranquillizzato, perché mi sembra che sia accolto nella mia angoscia che ho perso l'aereo, eccetera. Però il sorriso, voi sapete che non ha solo questo elemento di comprensione, di avvicinamento, di protezione, di affidamento, di mettere sotto l'ala. Il sorriso è ambiguo perché ha dentro anche un elemento di distacco. Io sorrido quando ho un distacco. Infatti voi sapete che una persona è molto forte se questa persona è in grado di sorridere o addirittura di ridere dei valori fondamentali costitutivi della sua vita, perché allora vi trovate di fronte a una persona che, se sa ridere anche dei suoi valori fondamentali, è molto determinata, perché è così forte che riesce anche a staccarsi da ciò in cui aderisce. Invece c'è da aver paura di una persona che non sa ridere dei propri valori, lì c'è veramente da aver paura, perché si annidia qualcosa di molto pericoloso, un dogmatismo chiuso. Questo sorriso ci dà il senso dell'operazione banfiana. Il sorriso è accoglienza. Io ho fatto un controllo proprio analitico. Tutti gli allievi di Banfi, la stragrande maggioranza, si sono tutti laureati su argomenti, autori che riguardavano la cultura europea. Chi guardava la cultura austriaca, chi è quella tedesca, chi è quella francese, chi è quella inglese. Tranne Sereni, che si è laureato su Gozzano, tutti gli altri allievi sono stati invitati. Questo è già un'indicazione importante. L'indicazione di guardare fuori dalla morta gora della cultura italiana, che allora era la cultura di Croce Gentile e della retorica fascista, perché fuori c'era un mondo che stava pensando, lavorando, produceva, e noi dovevamo ricollegarci a quel mondo. E qui direi il secondo elemento, che è meno teoretico, ma è, a mio avviso, è altrettanto decisivo, ed è civile. E questo spiega perché negli anni 30, quando si forma la scuola di Milano, i principi vengano dati quasi, messi un po' in ombra, perché Banfi qui a Milano fa dei corsi su Spinoza, su Platone, su Nietzsche, che sono tutti corsi profondamente innovativi. Ma che operazione culturale e civile sta facendo Banfi in questi corsi? È un'operazione molto delicata. Siamo a metà degli anni 30. Quindi, se chiediamo agli storici cosa sono gli anni 30, questi ci rispondono che sono gli anni del consenso. Certo, noi possiamo dire, parlare di consenso all'interno del fascismo è un po' problematico perché non c'erano votazioni, però che ci fosse un'adesione largamente diffusa presso la popolazione nei confronti del fascismo è altrettanto vero. Una volta ho avuto modo di chiedere a De Grada, quando fu arrestato e portato a San Vittore, quindi a metà degli anni 30, 35, 36, cosa pensavano i tuoi genitori, i carcerieri e i carcerati del tuo arresto? E lui mi disse: i miei genitori non lo comprendevano, i carcerieri anche loro non lo comprendevano, perché una persona comunque privilegiata, perché poteva fare l'università, si riduceva a essere carcerato perché non condivideva le idee che erano condivise da tutti, per lo più, e i carcerati ancor meno, che dicevano: tu che hai un privilegio sociale di essere un giovane che può studiare, noi non abbiamo avuto questa fortuna, cosa ti sei messo contro? Cioè, mi diceva De Grada, gli antifascisti erano veramente pochissimi,
È vero che voi dite sì, perché quelli che erano antifascisti anche prima sono stati costretti a espatriare o li avevano ammazzati, ma insomma messi in condizioni di non nuocere. Ecco, però in questo contesto, che è un contesto che ha riguardato anche la biografia di Banfi, perché Banfi, quando ha l'indicazione di Martinetti di essere chiamato a Milano, lui vuole seguire l'esempio del suo maestro, non vuole giurare. Ed è Martinetti che dice: no, tu devi giurare, perché io ormai ho una certa età, quindi la mia vita l'ho fatta, tu invece no. E abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che formi giovani in modo diverso da quello che è la retorica diffusa. Ecco, mi sembra che l'operazione straordinaria che ha fatto Banfi negli anni 30 è proprio questa, cioè di dire: attenzione, il fascismo rappresenta qualcosa che non è, come diceva Croce, una parentesi nella storia italiana, non è una malattia, un'influenza, è qualcosa che è profondamente radicato nella storia italiana. Meglio ancora, il fascismo è l'espressione più profonda della storia italiana. Quindi è un rapporto problematico quello del fascismo. E se il fascismo è questa roba che è dentro nell'anima profonda della nostra storia e ha portato in evidenza tutto quello che in negativo contraddistingue questa storia, noi abbiamo un preciso dovere. Non tanto quello di superare il fascismo. Quando si dovrà fare, si farà, e sarà un'azione militare. Una manciata d'anni dopo è successo questo. Il nostro vero problema, ed è su questo che verso il quale spinge i giovani, è costruire una cultura alternativa a quella di cui il fascismo è espressione. E questo è il progetto di tutti gli allievi di Banfi, e questo è un progetto difficile, al punto che noi possiamo dire: ma siamo veramente riusciti a costruire questa cultura alternativa? Vedendo i chiari di luna di oggi, direi mica tanto, perché la situazione adesso, gli diamo un nome diverso, è un fenomeno diverso, il populismo, però voglio dire, ci sono assonanze, c'è una tradizione, non volete dirlo con questo termine, richiamate Pasolini, ma anche Pasolini, il famoso articolo sulla scomparsa delle lucciole, distingueva tra il fascismo arcaico e il fascismo. Ecco, a me sembra che la sfida di Banfi da questo punto di vista è stata questa, ed è una sfida a cui lui induce questi giovani proprio per la sua impostazione. Ecco, rimane una differenza, che Banfi, anche dai testi che si leggono, anche quelli raccolti nella ricerca della realtà, riesce ad avere, rispetto alla problematicità del suo tempo, un atteggiamento quasi olimpico. Cioè Banfi, quel sorriso, almeno questa è la mia impressione, riesce a dominare tutte le tensioni, riesce ad avere una visione quasi appunto olimpica, complessiva. I giovani non sempre ce la fanno, per tanti motivi, in primo luogo perché sono giovani, e quindi nel giovane è più forte il vissuto della vita è inevitabilmente più forte per tanti motivi, e in secondo luogo perché c'è un problema dentro il sistema di Banfi che viene percepito dalla scuola di Banfi. Su questo problema, che è un problema teoretico, gli interpreti del banfismo della scuola di Milano si dividono in due scuole di pensiero. Qual è il problema? È che nei principi Banfi fa una costruzione teoretica straordinaria, che è basata su quel ripensamento di kantismo e hegelismo nella chiave metodologica che abbiamo detto. E la costruzione di questo sistema gli lascia come una polarità. C'è la polarità di quella che noi abbiamo visto, l'idea del conoscere, che quindi è un'idea regolativa, dove c'è l'apertura verso l'infinito, e dall'altra parte, polo opposto, c'è il Lebenswelt, il mondo della vita. Questo rapporto tra razionalità e vissuto è un problema discusso in tutte le prospettive della scuola banfiana. Veniva in genere discusso riprendendo quello che era appunto anche una versione letteraria, e cioè ci si interrogava sul rapporto che esiste tra Geist, spirito, pensiero, e Leben, vita, ed è un rapporto antinomico, nel senso che il Geist cos'è rispetto al Leben, alla vita? Il Geist è una sospensione
del vissuto, è una messa tra parentesi del vissuto, è un'epoché del vissuto, e in quanto tale è fuori dal Leben ed è antivitale. Pensare è una funzione contro la vita. Ma d'altra parte, questo pensare, che è una funzione antivitale, ha sempre da confrontarsi con quel vissuto, perché per pensare, per quanto scontato possa sembrare, bisogna essere in condizioni di poterlo fare, e questo riguarda il vissuto. Su questo tema gli allievi sono veramente dilaniati. Banfi riesce a tenere questa antinomia su un piano olimpico, anche nei suoi testi. Gli allievi no, gli allievi sono più coinvolti proprio dal vissuto, anche per la diversa età. E questo crea un problema. Perché? Sono due interpretazioni. Un'interpretazione dice: allora abbiamo un Banfi problematico, che crea il problematicismo come strumento critico di indagini, comprensione della realtà, che vede in questa dimensione non conclusa della idea trascendentale la chiave e il simbolo di qualunque conoscenza. Detto in altri termini, è un Banfi che da questo punto di vista si fa erede della lezione del razionalismo occidentale, che risale addirittura a Socrate. Intendo quel Socrate che dice: cos'è la verità? Coincide con la ricerca della verità, che è la risposta paradossale che troviamo nei dialoghi platonici, no? Che però è la forza del socratismo, perché da un punto di vista metodologico ci dice: non puoi mai dire che un certo risultato sia il risultato definitivo, la ricerca è sempre aperta e senza fine. E se vogliamo dare la traduzione geometrica che dava Kant di questa impostazione socratica, abbiamo qualcosa che è prezioso anche per noi. Kant dice nelle ultime pagine della dialettica della critica ragion pura: immaginate il sapere come inserito in una sfera, e la superficie della sfera sia la zona di confine tra ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo. Aumentando il volume della sfera, inevitabilmente la superficie della sfera triplica, e quindi più cose sappiamo, più siamo consapevoli della nostra ignoranza. È Socrate, questo è Socrate. Certo, nella versione di Kant il razionalismo critico socratico ha questa torsione fondamentale della scoperta del trascendentale, che non c'è in Socrate, e quindi rispetto alla storia del razionalismo con Kant c'è la consapevolezza di questo piano del trascendentale. Cosa vuol dire la consapevolezza del trascendentale nell'analisi di Banfi? Vuol dire che abbiamo chiuso definitivamente con la tradizione ontologica, metafisica. Perché? Perché la svolta sta proprio in questo fatto, che la tradizione, diciamo fino a Kant, pensa che si possa parlare dell'essere. La tradizione inaugurata da Kant ci vieta di parlare dell'essere in quanto realtà ontologica, perché l'oggetto di cui noi possiamo parlare per Kant è sempre un oggetto tra virgolette. Quelle virgolette sono il simbolo del trascendentale, cioè l'oggetto è tale solo unicamente dentro una disciplina. Non posso parlare di un oggetto indipendentemente da una disciplina. Naturalmente voi mi dite: ma anche dopo Kant abbiamo avuto una riproposizione dell'ontologia metafisica classica. Verissimo, perché la storia del pensiero è basata su tradizioni, ma la svolta della rivoluzione copernicana di Kant è questa, cioè avere consapevolezza che non è più possibile impostare il discorso metafisico tradizionale, una critica della metafisica. In Kant la critica metafisica diventa la consapevolezza di una metafisica critica. Cosa intendo con questa metafisica critica? Intendo la consapevolezza che allora io devo andare a vedere le strutture formali che costituiscono la trama entro la quale si struttura una disciplina. Volete un esempio? Questo tavolo ha una massa newtoniana. Ma come facciamo noi a vedere la massa newtoniana? Quando l'abbiamo vista? La massa newtoniana esisteva da sempre, ma noi l'abbiamo vista, l'abbiamo concepita, abbiamo costruito il
l'oggetto massa newtoniana solo quando un signore, Isaac Newton, te l'ha fatta vedere. La stessa cosa se io parlassi della massa einsteiniana di questo tavolo. Questo è un rapporto tipico che l'uomo ha nei confronti della realtà. Sì, perché, come diceva bene Galileo, la natura nei nostri confronti è sorda et inesorabile. Inesorabile perché segue le sue leggi e sorda perché non ci dice nulla. E allora noi come facciamo a conoscere la massa newtoniana, la massa einsteiniana? Solo con l'interrogazione del nostro pensiero. Capite che da questo punto di vista questa sintesi tra kantismo e hegelismo, rivisitati in questa chiave metodologica, sottolineano, sono pagine bellissime queste che Banfi dedica alla scienza, un aspetto che in genere è sfuggito, non dico a questo o a quell'epistemologo, ma è sfuggito a tutta la tradizione egemone dell'epistemologia che va da fine 800 fino a oggi, cioè la grande, feconda, ricchissima tradizione dell'empirismo. Perché? Qual è l'idea di fondo dell'empirismo? È proprio quella che di poter ricondurre senza residui, questa è l'utopia dell'empirismo, le strutture della ragione ai fatti. Ne trovate un'espressione emblematica nella cultura basica di un ingegnere, no? Fatti, non parole. No, questo è anche un elemento col dibattito di oggi, no? Ma la posizione kantiana è molto chiara: se non ho parole non ho fatti, non ho la massa newtoniana né quella einsteiniana. Questo vuol dire scoprire il ruolo dell'autonomia relativa ma effettiva del pensiero, e Banfi scrive delle pagine, 1926, scrive delle pagine bellissime sul pensiero nella scienza. Io sono un insegnante, ho insegnato 18 anni nei licei e dal 2001 insegno all'università, ma consentitemi di fare un accenno a questo aspetto, perché questo è un aspetto che riguarda tutti i nostri giovani quotidianamente in tutte le aule, in tutte le nostre scuole, dalle elementari all'università. Proviamo a analizzare come vengono insegnate le discipline nelle nostre scuole. Qual è l'aspetto caratteristico? Prendiamo le discipline scientifiche. Un liceo, un istituto tecnico secondario, si insegna a risolvere le equazioni di secondo grado. Cosa fa l'insegnante in genere? Scrive l'equazione alla lavagna, scrive la formula di risoluzione, fa vedere come si applica e poi esercita gli allievi nell'applicazione della formula risolutiva. Quando l'allievo ha acquisito una certa abilità tecnica, è in grado di superare il compito in classe. La stessa cosa viene fatta per fisica, per biologia. Questo è il modo con cui si insegnano le scienze nelle nostre scuole, dalle elementari fino all'università. Dico fino all'università perché quando io ho fatto l'esame a matematica di analisi 1, analisi 2, ho fatto la stessa cosa. Mi sono chiuso in casa, ho fatto per mesi esercizi, esercizi, esercizi per poter andare a sostenere la prova scritta, che era un esercizio. Chi ha inventato la formula di soluzione dell'equazione di secondo grado? Chi se ne frega? Irrilevante. In che momento della storia del pensiero umano? Irrilevante. Infatti nei libri di matematica queste notizie al massimo sono date come curiosità nelle note a piedi pagina. Teorema di, si dice il nome, ma non è interessante sapere chi era, quando è vissuto, come c'è. Perché l'aspetto fondamentale è come si risolve l'equazione. Risultato: io so applicare qualcosa, ma non mi è stato insegnato a pensare matematicamente, non mi è stato insegnato a pensare fisicamente, non mi è stato insegnato a pensare biologicamente. Questo non succede solo nelle nostre scuole per prassi consolidata, ma succede anche nell'università. L'esempio migliore è Einstein. Se voi leggete la sua autobiografia, lui lo dice. Lui si è laureato al Politecnico di Zurigo, che era ed è una macchina da guerra, però dice: conseguita la laurea in fisica, quando vedevo un libro di fisica, dopo essermi laureato al Politecnico di Zurigo, aver studiato in questo modo, sono parole Einstein, mi veniva un conato di vomito. Perché? Perché mi hanno fatto studiare la disciplina che più amavo in un modo assolutamente aberrante. E infatti lui cosa fa per reagire al modo con cui ha studiato la fisica? Riparte dalla lettura dei classici del pensiero scientifico e filosofico. Li legge. Io ho provato a fare un corso nella mia università
a biologia, mi hanno chiesto di fare un corso di filosofia della scienza, e allora ho fatto questo esperimento che è tipicamente banfiano, cioè ho preso questi ragazzi della magistrale, ho preso un testo eminente, L'origine delle specie di Darwin, e abbiamo letto L'origine delle specie. A metà corso ho chiesto a questi ragazzi: ma che impressione avete? Conoscevate, avevate mai letto Darwin? No, perché loro dove studiano? Studiano sui manuali, e i manuali giustamente sono il condensato dei risultati a cui è giunta una disciplina. Qualcosa avevano trovato nel manuale. Ah, adesso abbiamo capito, vengono da questo libro queste idee. Certo, è il fondatore della vostra disciplina, ma qual è la differenza tra la lettura, lo studio del manuale e la lettura di Darwin? In Darwin troviamo un pensiero in movimento, perché Darwin non ha alle spalle le soluzioni, le sta cercando. Allora la lettura del classico, da questo punto di vista, mi mette in contatto con quel pensiero che è il cuore della disciplina. Lo stesso discorso potete adesso rifarlo per le discipline umanistiche. Solo una considerazione: il modo con cui viene fatta studiare la filosofia. La filosofia non viene studiata leggendo Platone, leggendo Aristotele, leggendo Tommaso, leggendo Kant, ma leggendo l'orrido manuale, che può anche essere un ottimo manuale, ma è orrido da questo punto di vista. Perché lo studente come studia la filosofia? Non imparando a pensare filosoficamente, ma ripete ciò che ha detto Platone, ciò che ha detto Tommaso, ciò che ha detto Kant. E molto spesso, queste sono le osservazioni che fanno gli studenti, ma cosa vuol dire questo? Non lo so, ma tu di così che il professore è contento. Cioè uno studio che è svuotato nel suo intimo del pensiero. Ecco, la posizione invece di Banfi è proprio mettere il pensiero al centro delle discipline. Ma su questo nasce un problema. Perché questa polarità in Banfi, un'astratta ragione ideale, sempre aperta, quindi la sistematica aperta del problematicismo, e il concreto del vissuto, sono due piani che nella costruzione di Banfi non riescono a trovare un'interrelazione. Detto in termini kantiani, nei principi di una teoria della ragione, quello che manca è la costruzione del piano intermedio, dell'intelletto. La scuola di Banfi, cioè Paci, Cantoni, Preti, hanno cercato, ciascuno secondo il proprio demone, di costruire questa mediazione. E questa mediazione l'hanno fatta voi Cantoni con l'antropologia, vuoi Paci con l'esistenzialismo, vuoi Preti col neopositivismo. Ecco, rispetto a questo scenario ci sono due interpretazioni. Una corrente dice: la posizione di Banfi rimane la più aperta, quindi la più critica, e gli allievi hanno fatto precipitare la criticità banfiana in qualcosa di molto più delimitato. L'altra corrente di pensiero dice: no, gli allievi non hanno fatto precipitare questa razionalità, ma hanno dato concretezza di costruzione a questa razionalità. Quale delle due interpretazioni sia la più corretta, non sono io che devo dirlo, sono le due interpretazioni che si sono delineate in questi decenni dell'opera di Banfi. Personalmente sono vicino alla seconda interpretazione, perché mi sembra che tutti gli allievi di Banfi abbiano dato un contributo positivo nel costruire qualcosa che in Banfi non c'era, inseguendo ciascuno il proprio demone, cioè il proprio interesse. Da questo punto di vista si può anche fare un'osservazione con cui io chiuderei questo primo giro di riflessione, nel senso: cos'era la scuola di Banfi nel concreto? Beh, io la immagino come dei cerchi concentrici. Il cerchio più ristretto è quello dei filosofi, l'hard disk, dove c'è Banfi e esiste appunto un gruppo ristretto che sono dediti proprio a sviluppare il programma di ricerca del razionalismo critico banfiano. Poi questo nucleo ristretto è circondato da tanti altri cerchi che man mano si vengono allargando, che comprendono molte altre discipline. E questa è un'altra fortuna straordinaria della scuola di Banfi, perché voi trovate pedagogisti, musicologi, letterati, poeti, e ognuno di questo gruppo viveva nella scuola banfiana, sia pure a rapporti di intensità col nucleo teoretico diverso. Qui si potrebbero fare mille esempi, ma insomma, se avete letto qualche pagina, non so, di poesie di Sereni, della Menicanti o della Pozzi, vedete che è un modo particolare con cui loro hanno vissuto e declinato nel loro demone quello che è stata la lezione di Banfi.
La Pozzi è un caso particolarmente interessante perché lei, per la sua percezione che ha della sua poesia, si rende conto sulla sua pelle, direi, di questo iato che si è instaurato nella filosofia di Banfi e cerca di colmarlo con questo scavo poetico, nel quale io ritrovo proprio un'esigenza di riandare verso le cose stesse, cioè un'esigenza che Banfi riprendeva dalla grande lezione di Husserl. Ecco, volevo leggervi solo a conferma di questo brevissimo percorso un'osservazione che faceva Preti nell'opera prima, è un'opera poco nota, Fenomenologia del valore. Quest'opera è stata pubblicata proprio grazie a Banfi, nel senso che Banfi dette il consiglio a Preti a un certo punto di mettere nero su bianco queste sue osservazioni. Beh, già il tema, Fenomenologia del valore, quello che diciamo è una riflessione su qualcosa, il valore dove lo trovo? Lo trovo nel Lebenswelt, nell'azione pratica. C'è una lunga nota dove lui cerca di capire il suo situarsi dentro la lezione di Banfi. È una nota che meriterebbe essere letta tutta. Però vi leggo solo due passi. La scoperta del senso metodologico della filosofia kantiana e il conseguente riaccostamento di Hegel a Kant sulla base di un comune razionalismo metodologico trascendentale è il centro ispiratore della scuola in Marburg, che ha trovato in Banfi uno sviluppo originale. In questa interpretazione la filosofia di Kant è solo una metodologia che esprime quindi quella che abbiamo visto, una legge del conoscere. Lo sviluppo più completo e intimo di questo punto di vista filosofico, che è un programma di ricerca, è un raccostamento sempre più intimo alla necessità hegeliana di ricomprendere l'esperienza nell'unità in sé e per sé del logos, si ha quando sulle posizioni a scuola di Marburgo si innestano i punti di vista derivati dalla fenomenologia di Husserl, e chi ha fatto questo innesto è stato Banfi. La conoscenza è per lui una relazione inspiegabile, cioè intimamente problematica, fra soggetto e oggetto. Cioè l'idea banfiana è che questa è un'idea che riprende da Husserl ed è uno sviluppo del trascendentale kantiano. Soggetto e oggetto sono un'interrelazione che non possiamo mai sciogliere, perché se rompiamo questa interrelazione cadiamo in un dogmatismo. Quindi devo capire il soggetto in relazione con l'oggetto e l'oggetto nella relazione col soggetto, tenendo conto che Husserl rispetto a Kant fa un passo in avanti, capendo che quello che per Kant è il trascendentale, perché Kant è legato al modello della fisica newtoniana, Husserl, che scrive all'inizio del Novecento, si rende conto che non esiste il trascendentale, esistono i trascendentali. In termini husserliani, quelle discipline le cui strutture vengono studiate da Banfi, cosa sono per Husserl? Sono differenti ontologie regionali, e ogni ontologia regionale si costruisce il proprio trascendentale. Cos'è questo trascendentale? È un linguaggio? È un universo di discorso? Sono delle categorie di pensiero? Sono anche dei problemi che si ereditano per cercare di risolverli. Allora questa correlazione soggetto-oggetto viene sfrangiata dentro queste ontologie regionali. La conoscenza è per Banfi una relazione inspiegabile, cioè intimamente problematica, tra soggetto e oggetto, i quali nell'atto della trascendenza rimangono trascendenti l'uno all'altro. Ogni conoscenza è intenzionalmente diretta verso un contenuto che è al di là dell'opposizione soggetto-oggetto, costituisce il trans-obiettivo, che non è l'oggetto, anzi a lui si oppone. Da questa opposizione, quindi opposizione tra il piano della ragione e il vissuto, nasce una tensione entro cui scorre la fenomenologia delle forme del conoscere. Queste forme, considerate dal punto di vista propriamente critico, cioè della pura sintesi ideali, offrono, se sottoposte all'analisi, delle aporie o antinomie. Solo una considerazione ontologica supera queste antinomie. Qui è ontologica, non nel senso tradizionale, ma dell'ontologismo critico,
cioè di un teologismo che vada a studiare queste strutture, cioè la considerazione che soggetto e oggetto sono entrambi inclusi in una realtà ontologica cui entrambi partecipano, l'essere tradizionale che comunica ad entrambi le sue strutture a priori, cioè la possibilità della conoscenza. Banfi, nei principi di una teoria della ragione, sviluppa definitivamente questi elementi. Per il razionalismo critico trascendentale di Banfi, il problema fondamentale diventa allora la ricerca trascendentale dell'idea del conoscere, che è sempre aperta, mai conclusa. È il Socrate rivisto dal punto di vista del trascendentale. E tale idea è quella della correlazione soggetto-oggetto come sintesi sempre presente in ogni momento fenomenologico della conoscenza concreta, ma mai in atto come pura sintesi ideale. Quindi è sempre sfalsata rispetto a ciò che troviamo. Onde una problematicità di tutti gli aspetti fenomenologici della conoscenza che spinge ogni momento al trapasso dialettico negli altri. La filosofia è l'ultimo di questi gradi di sviluppo della consapevolezza critica. Essa essenzialmente sistematicità antidogmatica, sistema aperto, in cui tutti i momenti precedenti sono riconosciuti nella loro problematicità e nella traduzione in essi presente dell'idea del conoscere. I motivi dell'egalismo, del kantismo, vengono così a fondersi nel loro significato puramente metodologico e teoretico. In pensiero di Kant, quindi, per Banfi il valore di scoperta della sintesi conoscitiva pura e di indagine dell'esperienza nella sua struttura universale. Hegel invece è quello di aver purificato il kantismo e di aver svolto il panlogismo implicito nella concezione kantiana secondo l'ideale di un sistema puro razionale delle strutture totali dell'esperienza. A questa interpretazione di Kant e di Hegel, che è iniziata dal Cohen, culmina appunto nel Banfi, io, scrive Preti, aderisco per ragioni storiche e teoretiche. E qui poi c'è la motivazione della sua adesione. Questa è una pagina emblematica che però mi sembra che dia proprio la radiografia di quello che è stata l'opera filosofica di Banfi. Allora, chiudo con questa osservazione. Quando Giorello, nella mia tesi di laurea, mi cassava sempre questo teoreticità, che Dalprà mi riammetteva, no? Perché il mio correlatore era Dalprà. Ecco, in realtà lì ho considerato in senso positivo questa esperienza, cioè ho cercato di trasformare una difficoltà, la cancellazione, in un'opportunità. E l'opportunità è stata quella di comprendere che grazie all'impostazione del razionalismo critico banfiano è possibile rendersi conto del ruolo euristico del pensiero in tutte le discipline, perché ciò che costituisce il cuore di una disciplina è il modo con cui questa disciplina istituisce la propria ontologia regionale, cioè il modo in cui pensa. E il pensare matematico è diverso dal pensare fisico, che è diverso dal pensare biologico, che è diverso dal pensare di qualunque disciplina. E questo mi sembra che è quello che dobbiamo tenerci caro della lezione di Banfi. Infatti, perché fondare una casa della cultura come luogo della riflessione? Nelle altre tradizioni la teoria ha un rapporto diverso con l'esperienza. Cosa manca nelle altre tradizioni? La consapevolezza della mediazione critica. E io direi anche della fatica della costruzione di un pensiero. Questo ovviamente mi permette di capire tante cose. Perché la prima cattedra di filosofia della scienza è stata aperta a Milano, grazie anche alla volontà di Banfi nel 1956. Arriva Gemonet che insegna filosofia della scienza. Perché la filosofia della scienza, da questo punto di vista, era esattamente quel che Banfi aveva scritto nel 1926. Vi ringrazio. Bene, grazie Fabio. Vediamo domande, interventi. Prego, signora, prego. L'attitudine di apertura alla complessità della vita, per signora, cui, che non sentono. Per cui bisognerebbe comprendere anche le ragioni dell'assassino. Scusi, leggo un po'. Ho dimenticato cosa volevo dire in proposito. Implicano
un'ascesi personale, un'apertura appunto all'inconoscibile in Banfi, e poi data la plasticità del cervello che hanno messo in luce le neuroscienze, questa plasticità è conciliabile con le forme a priori? Grazie signora, ci sono altri interventi, prego. Sì. Io volevo chiedere, gli ottimi insegnamenti di Banfi, che espansione poi hanno avuto? Questo razionalismo critico, questo razionalismo di apertura, si è fermato a Cantone, a Preti, ai suoi allievi direi migliori, o è riuscito ad andare oltre? Perché l'esperienza direi della scuola, proprio della scuola viva, non risulta direi permeata dall'insegnamento di Banfi. L'insegnamento direi di tipo tradizionale, quindi senza alcuna apertura di tipo critico, torna nuovamente a imperare. Se una certa apertura, o meglio, una pseudo-apertura si è avuta negli anni Ottanta con la rinascita di Nietzsche, si sono talmente aperti gli orizzonti che Banfi è completamente scomparso. Tutto, direi, era opinione, non c'era un insegnamento di tipo dogmatico, qualsiasi opinione andava bene, e quindi Banfi non è che si sia fermato, è affogato completamente. Ecco, allora come si fa ad espandere le buone idee? È sottile l'obiezione. Prego. Sì, faccia la cortesia. Grazie, è stato molto chiaro. Il fulcro della riflessione che lei ci ha proposto è Kant. Lei ha riassunto la posizione di Kant nella parola meta-riflessione. Kant fa un'analisi, vorrei chiamarla meta-conoscitiva, dove l'oggetto del conoscere è la conoscenza stessa. Ma allora a questo livello ci troviamo in una posizione idealistica. Conoscente e conosciuto coincidono, c'è identità. Però a me pare che in questa posizione, che direi idealistica, però è una gnoseologia idealistica che non preclude una ontologia realistica. Cioè nella posizione di Kant si può essere gnoseologicamente idealisti e ontologicamente realistici. Penso che può bastare. Prego, aspetta un attimo, raccoglierei anche l'intervento del signore. Sì. Ah, pardon, scusi, non la conoscevo. Mai avuto il piacere di conoscerla prima. No, per carità. Mi sembra che l'ultimo intervento, scusate, io sono un po' con la cervicale, quindi sono un po' rattrappito, cerco di alzo il microfono. Bellissima, l'ultimo intervento mi sembrava importante e andava a toccare un punto della bellissima relazione spaccato che ha dato Fabio Minazzi. La questione di quel rapporto tra Kant e la tradizione idealista, che era così importante in quel spazio culturale filosofico italiano fra le due guerre, di una fecondità enorme in realtà, perché pur vero che Gentile con l'adesione al fascismo sembra, come tu accennavi, aver rinchiuso certe prospettive, però in realtà ci sono delle assonanze enormi, e il punto secondo me qualificante è che
c'è un'accentuazione del testo scientifico, dell'esperienza della criticità nelle scienze, che Gentile, fondo, tutto sommato, metteva tra parentesi. E in questo senso c'è, credo che la questione della vita, della Lebenswelt, che tu giustamente individuavi, io conosco molto poco Banfi, ma sono affascinato da questa figura, con l'intersezione dell'influsso husserliano. Perché in fondo Husserl recupera quella concezione della vita che è della tradizione classica greca, perché sono i greci che hanno l'idea del logos come vivente, la parola vivente. Mi pare che la questione della scienza, del soggetto moderno della scienza, è uno spartiacque, perché in fondo, mentre Gentile si ricollega a una tradizione anche greca, pur nel suo attualismo, nel suo esasperata soggettivismo moderno, e accentuazione della modernità del soggetto, però la questione del non detto che funziona nelle due tradizioni e ne esalta la comune criticità a livello veramente altamente europeo rispetto anche alle tradizioni, ma che anche ne fa vedere il punto di frizione, di unità di frizione, cioè la questione di una scienza che funziona nell'eliminazione del soggetto. Allora il soggetto moderno è un soggetto padrone di sé, critico, ma che è ridefinito da una natura opaca, come dire, che sarebbe l'importato non abbastanza approfondito della natura, mentre invece Banfi e la sua scuola erano in grado di ripercorrere in modo originale e genetico il problema. Grazie. Io sono in difficoltà perché c'è un altro intervento, sì. Non voglio essere mai in difficoltà tua. No, niente. Prego, è che... Chissà se mi ricordo. Non prendere appunti è sempre un grave problema. Come sì, dire. Sì, adesso tu mi aiuti. Il mio intervento riguardava la questione che aveva posto sulla difficoltà di rapportarsi a un testo, ovvero sul fatto che leggiamo anche da studente, lo dico, citazioni di autori e non autori. E la mia domanda riguardava come rapportarci invece da studenti a questo mondo di citazioni, insomma, perché anche noi siamo, cioè nel senso da studenti, siamo di fronte a una serie di contesti in cui è predominante l'aspetto citazionista, ad esempio internet è un insieme, come dobbiamo rapportarci? Cioè un consiglio, non lo so. Sconsiglio, va bene. Vai. Va bene, allora se mi ricordo tutto mi scuso, ma mi aiuta Ferruccio se ho dimenticato qualcosa. Adesso non ricordo l'ordine. Comunque, Kant sicuramente c'è l'a priori di Kant, ma l'a priori a cui guarda questa tradizione di pensiero, il razionalismo critico, da Kant a Husserl, e poi Marburgo, e poi Banfi, e poi Preti, muta natura, nel senso che forse qui presente Kant ci imputerebbe quest'uso, perché l'a priori di questi autori è un a priori storico e relativo, e per Kant questo sarebbe un quadrato rotondo, cioè direbbe ma non ha motivo d'essere. Però questo quadrato rotondo viene assunto a questa tradizione di pensiero proprio perché se le ontologie regionali sono quelle strutture formali proprio di ogni disciplina, queste strutture sono sempre in movimento. Emerge un problema che è colto nella difesa dell'universale problematicità del conoscere in Banfi, è colto bene anche in un saggio che scrive nella ricerca della realtà sull'epistemologia, cioè che l'epistemologia deve iniziare a fare i conti con la relatività di se stessa. Allora ancora qui, se voi mettete in tensione la consapevolezza metodologica, in questo caso epistemologica, di questa tradizione di pensiero col grande dibattito epistemologico del Novecento, vedete subito uno scarto di qualità, direi, perché mentre qui si sente la necessità di fare i conti anche con la relatività interna al conoscere, quindi anche alla riflessione sul conoscere, prendete Wiener Kreis, Circo di Vienna, questo problema non è percepito. Si cerca di individuare una volta per tutte l'essenza della scientificità. Qui no, si capisce che la scientificità è qualcosa che è in cammino anche lei. E questo ovviamente porta, senza cadere in nessun relativismo, porta a un problema di riuscire a conciliare quella che è la portata oggettiva delle conoscenze dentro le loro ontologie regionali.
E qui il rapporto privilegiato sia in Baffi ma sia anche in Preti, che è quello che si è occupato di più di questo aspetto, è con Husserl. Anche qui però Husserl, voglio dire, è un autore, meriterebbe una conferenza, non basterebbe. Quale Husserl leggevano? Leggevano soprattutto il primo Husserl. Quindi questa è, darei l'indicazione alla prima osservazione. Ecco, sull'osservazione invece la filosofia e Kant apre all'idealismo, anche qui un problema enorme ovviamente, però non necessariamente, perché se io interpreto questo approccio metodologico come una modalità di metariflessione non sulla conoscenza in quanto tale, che non sappiamo bene cosa sia, ma metariflessione sulle singole discipline. Faccio un esempio. Scusate se faccio questi esempi legati al mio vissuto, ma sono irrilevante io, ma è interessante dal punto di vista della formazione, no? Di meccanismi. Quando io mi sono laureato con Giorello e Dal Pra, una manciata d'anni dopo il pensionamento di Gemmat, ma ho seguito la tesi, l'avevo impostata con Gemmat. Una differenza proprio di formazione. Con Gemmat eravamo obbligati, se si voleva lavorare con lui, ogni anno a dare due esami in una facoltà che doveva essere o matematica o fisica. Biologia mi stava meno cara. Quando Gemmat era tanto in pensione, ci si poteva, e ci si è laureati in filosofia e scienza, senza dar più esami alla facoltà di scienze. Capite la differenza? Non si parla di ciò che non si conosce. Quindi non la metariflessione sulla conoscenza in generale. Il libro di Augusto Guzzo sulla scienza è questo. Alcune riflessioni di Gentile sono a volte questo sulla scienza. Poi anche lì, anche Gentile è un grande autore, dovremmo distinguere fasi e forme. Però ad esempio, adesso una suggestione che veniva ascoltando, c'è un parallelismo teoretico tra la posizione di Banfi, come è stata qui delineata, e quella del Gentile più maturo? Penso di sì. Nelle cose, nei testi, si può far vedere. Anche in Gentile c'è questo iato tra l'idea e il vissuto, come in Banfi. E infatti qualche allievo di Banfi, questo l'ha detto Cantoni ad esempio, in un articolo sul Politecnico, accenna a questo fatto, e anche su studi filosofici, e Preti pure, e Dal Pra pure. Quindi ci sono anche assonanze. Però ecco, per la domanda che era stata fatta, non metariflessione sulla conoscenza, ma metariflessione sui saperi, che sono plurali. E questa è la pluralizzazione trascendentale operata da Husserl, è questa. E tutti i prolegomeni di Husserl sono un chiarimento di questo aspetto. Ecco, sullo studio l'unico consiglio è quello dell'ultimo intervento, è di non leggere le citazioni, ma leggere direttamente gli autori, i classici, anche perché in genere sono più chiari dei manuali che li espongono. Soprattutto se le prende da internet. Qualunque, leggere il classico è sempre meglio. Ma ci sono. È quello che ha fatto Einstein. Quando Einstein si laurea in fisica e ha questa ripulsione per la disciplina che amava, lui crea questa piccola accademia, era formata da tre persone, sua moglie e due amici, e con questi iniziano a leggere e a discutere. Quindi è un ambito molto ristretto, fuori anche dalle mode. Ecco, è anche importante leggere i classici del pensiero scientifico, che sono classici anche loro. È un altro crimine della nostra cultura che in genere questi classici sono stati un po' emarginati, no? Prendete Galileo, Croce, ha letto moltissimo Galileo, per motivi anche letterari, no? Ma Croce scrive in modo divino, no? Quando legge dalla pagina, potete non condividere nulla quel che dice, ma come lo dice qualcosa, è la stessa cosa Leopardi. Però dimentico una domanda. Che, quella della signora, dimentico. Ecco, quella della signora. Dopo il cromaticismo dice dove è finita questa scuola? Allora, questa scuola è finita male, sicuramente, è finita male, ma non perché non avesse le carte per, è finita male per tanti motivi, che non sono solo filosofici, sono legati proprio anche al vissuto, alla storia, alla società più in generale. Però il fatto che sia finita male, è un dato di fatto, non implica che questa scuola sia morta. Perché?
perché l'insegnamento, vabbè, qui, allora, intanto a Varese cosa abbiamo cercato di fare? Perché abbiamo raccolto questi 22 archivi della scuola di Milano? Perché c'è un interesse specifico, non solo per gli archivi, ma anche per ricostruire le movenze di questa scuola. Ora, questa è la mia impressione, che dentro questa tradizione di pensiero ci sono tutte le carte teoriche per impostare un discorso su tanti settori che non ha nulla da invidiare a altre tradizioni di pensiero. Certo che dobbiamo anche tener conto di un fattore, che sono le mode, ci sono anche le mode culturali, le mode filosofiche, e quindi questa tradizione di pensiero, che è complessa, che non è banalizzabile in uno slogan, è soprattutto una scuola di ricerca e di studio, e questo fatica. Cioè, se io porto un risultato e questo risultato è frutto di uno studio monografico, che impatto avrà sulla cultura? Molto limitato. Ha un impatto molto più forte un manuale, e i manuali sono in genere scritti, io ho 63 anni, non ho mai scritto un manuale, ma se volessi scrivere un manuale con Ferruccio, perché lui mi convincesse a fare questa operazione, come possiamo scrivere un manuale? Io conosco alcuni autori della tradizione, e di questi autori conosco alcuni testi, ma per scrivere un manuale questo è insufficiente, nel senso, dobbiamo parlare di tutta la tradizione, e poiché io conosco quel poco che conosco, ed è più quel che non conosco che quel che conosco, e Ferruccio, che è più giovane di me, quindi è in una situazione, e cosa facciamo per scrivere il manuale? Se dobbiamo fare questo manuale, facciamo come hanno fatto gli altri autori manuali, i quali confrontano diversi manuali. Allora, quello che entra in un manuale non si estirpa più. Volete un esempio? Io ho insegnato 18 anni nei licei, e ogni volta verificavo se succedeva qualcosa di nuovo. La famosa battuta, che è importante, che Hegel mette nella prefazione e lineamenti di filosofia del diritto: ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. In quasi tutti i manuali, con una sola eccezione, è citata in modo esattamente invertito: ciò che è reale e razionale, eccetera. E lì non lo schiodate più, perché i compilatori dei manuali copiano altri manuali, i quali a loro volta hanno copiato altri manuali, e lo fanno per questo. E allora, ecco, no, voglio dire, dentro i manuali, quindi nella prassi scolastica e anche universitaria, ha ragione lei, assolutamente. Nell'ambito della ricerca di studio, scrivendo monografie che non leggerà nessuno, invece è possibile fare un discorso diverso. Ecco, io penso che questa tradizione abbia tutte le carte in regola per confrontarsi con tutti i maggiori problemi. Anche laddove, voglio dire, pensate a questa dizione, pensiero scientifico, non è scontata. Fu una famosa polemica negli anni 50 tra Gemmat e Preti sulla storia della scienza: la storia ha una scienza in quanto scienza, oppure, come diceva Preti, riprendendo la posizione di Gentile, non si può parlare di storia della scienza, perché la scienza conosce solo il vero, il falso, il probabile, il verificato, il falsificato, ma si può fare una storia del pensiero scientifico, nel senso del quadro concettuale. È polemica dove ognuno agitava delle argomentazioni molto serie. Però il fatto che poi negli anni 70 sia uscita una storia del pensiero filosofico e scientifico a firma di Gemmat, mi sembra che abbia costituito un riconoscimento forte della posizione di Preti, vale a dire che il pensiero scientifico è qualcosa di ineliminabile della scienza. Però questo è anche il problema che ha avuto l'epistemologia in genere di tradizione neopositivista, che è stata ricchissima e ha dato contributi fondamentali. Ma questo, vuol dire, permette di impostare in modo, io penso, fecondo e innovativo anche problemi attuali, in particolare il problema del significato, laddove le ricerche di Karmas, cioè, tutto sono finite in un cul-de-sac. Questa impostazione ci permetterebbe di evitare quelle strozzature. E l'idea di fondo qual è? È quella di Banfi, perché faccio un esempio molto semplice, che mi scuso, ma potrebbe appunto fare una riflessione più articolata, ma in pochi secondi. Ponetevi una domanda: qual è il significato di un termine come cane? La tradizione, cane o gatto, io preferisco i gatti, gatto. La tradizione mi dice, da un lato
cane o gatto, risposta platonica, rinvia a l'eidos, no? La caninità, la gattinità, modello perfetto. Oppure la risposta opposta a quella di Dionigi il cinico, il quale dice no, cane e gatto sono la sintesi, la totta sentenze che riguardano le esperienze dei gatti e dei cani che abbiamo conosciuti. Ecco, questa impostazione riprende Huss, quindi il problema dell'intenzionalità, che a sua volta riprende una dottrina della tarda scolastica dei neorealisti logici a proposito di intenzionalità, e vi direbbe il significato di cane e gatto non è né riconducibile a un'idealità mitica, né riconducibile all'esperienza. È un progetto di significazione, quindi un'intenzionalità di significazione, vuoto, aperto, è la problematicità sempre aperta, che viene più o meno riempito dall'esperienza del mondo. E quindi questo incontro tra soggettivo e oggettivo, questa interrelazione, questa struttura duale del significato come un progetto di significazione. E questo, a mio avviso, è la modernità. Questo è Husserl, cioè, sono state anche pubblicate le lezioni in cui Husserl costruisce questa teoria del significato. Preti la riprende da Husserl, ma la riprende anche da questa tradizione, e questa tradizione che risale al Medioevo ha anche un'influenza, anche seppur con mediazioni particolari, anche sul concetto di Kant trascendentale. Allora, questa tradizione ha tutte le carte in regola per scrivere pagine anche un po' diverse sulla storia del pensiero contemporaneo moderno. Bisogna farlo, e per questo noi cerchiamo di raccogliere gli archivi per mettere al lavoro dei giovani per farlo. Bene, grazie Fabio, grazie anche.